i due GFini raccontano come procede la loro relazione a distanza. Paolo Masella e Letizia Petris si sono conosciuti e innamorati nell'ultima edizione del Grande Fratello. La loro relazione, anche ora che il programma è finito, va a gonfie vele anche se vivono distanti. Ospiti a casa che i due GFini hanno parlato ovviamente della loro esperienza nel reality e Letizia ha spiegato cosa l'ha fatta innamorare di Paolo. Spesso noi donne tendiamo a farci sminuire anche se il ragazzo con cui stiamo è un bravissimo ragazzo. Non è un cattivo ragazzo, però ci sono caratteri che sovrastano e spesso possono farti sentire piccola. Quando ho conosciuto la parte di Paolo più dolce e romantica a livello sentimentale, mi sono resa conto che tanti uomini ti fanno sentire una grande donna. In molti durante il loro percorso nel reality li hanno criticati perché non sembravano davvero presi l'uno dall'altra. Sono stati pochi i momenti in cui il pubblico li ha visti scambiarsi qualche affettuosità. La Petris ha spiegato il perché di questa loro riservatezza. Dentro la casa abbiamo tutelato il nostro rapporto perché, vedendo anche gli altri, pensavamo ed eravamo convinti che avrebbero potuto negativizzare il nostro rapporto, abbiamo preferito cavarcela da soli. Anche Paolo ha dato la sua versione. Le cose private, se ci tieni, vanno tutelate. Così si riesce a costruire delle basi solide. Le aspettative una volta usciti dalla casa? Molto meglio di come mi aspettavo. All'inizio pensavo che con la distanza mi potessi stufare e invece quando non ce l'ho vicina a Roma mi dà fastidio non averla accanto nel letto, per esempio. Gli è stato poi chiesto se hanno pensato di azzerare la distanza andando a convivere e Letizia ha risposto: ne abbiamo parlato tante volte. Io sono abituata a vivere in campagna, mare, giardino. Roma è più da appartamento. Sarebbe riabituarsi. Mia nonna ha una grave malattia e ha bisogno del supporto mia e di mia mamma. Per il momento è complicato. Più avanti vedremo come organizzarci. Se scende lui o vado io. Anche se abitiamo lontani ci vediamo spesso. Vedo più Paolo che mia mamma. Hanno poi parlato dei loro ex compagni di avventura e la coppia ha detto con chi si frequentano e ha svelato che a breve andranno tutti a Ibiza per festeggiare il compleanno di Anita Olivieri. Marco Maddaloni è stato un punto di riferimento. Spesso quando avevamo i nostri momenti di negatività, tristezza, Marco ci ha sempre fatto capire come stare su e come ritrovare la luce e la verità. Le ragazze invece sento tutte. Anita, Greta, Perla e Angelica costantemente. Siamo rimaste in buoni rapporti anche fuori, e anche i morosi di conseguenza, ma più con le ragazze. Andremo in vacanza a Ibiza tutti insieme settimana prossima, il 23 per il compleanno di Anita. Provocatoriamente gli hanno chiesto: ma ci sarà anche Beatrice Luzzi con voi al compleanno di Anita? E Paolo ha risposto: ma non credo che ci sarà Beatrice, è impegnata al momento. Le sta preparando un pacco regalo. Infine hanno chiesto ai ragazzi quali progetti hanno per il futuro e se gli piacerebbe lavorare nel mondo dello spettacolo. Il primo a rispondere è stato Paolo. Il lavoro? Bene. Tante persone mi chiedono com'è andata l'esperienza al GF, però fa piacere. Entrare nel mondo dello spettacolo sarebbe bello, però sto puntando ad aprire a mia macelleria. Rimaniamo con i piedi per terra. Mentre Letizia ha detto: cosa mi prospetta il futuro? Io ho lavorato lì e il futuro adesso mi sta mettendo tanta ansia perché non so cosa mi può dare. Ho tanta voglia di fare e penso di saper fare anche tante cose molto bene. Amo da sempre il mondo dello spettacolo e mi piacerebbe lavorare in radio, perché ho la parlantina e sono logorroica, però anche l'attrice. Sono sogni nel cassetto, anche la presentatrice delle Iene è un sogno. Però sicuramente il mondo dello spettacolo mi piace molto. Mi sto candidando.
Però San Patrignano sarà nella mia vita. Mi piacerebbe fare un lavoro esterno alla comunità senza un resoconto economico. Non mi piacerebbe lavorarci ma solo per beneficenza e come portavoce per il mondo. A livello di cuore come faceva mio padre del resto.